Un congresso per la qualità della vita delle donne, quello che si svolgerà giovedì 21 alle 18:30 nel centro Le Ciminiere di Catania con il presidente nazionale dell'Associazione Ostetrici e Ginecologi Ospedalieri Italiani, organizzato da Giuseppe Ettore, direttore dell'unità operativa complessa di ginecologia e ostetricia del Garibaldi. Al congresso, che si concluderà venerdì e sarà preceduto da corsi specifici che iniziano oggi, mercoledì, è prevista la partecipazione di oltre 200 ginecologi provenienti da tutto il mondo ed è ricco di contenuti. Tra i più significativi, le sedute di chirurgia in diretta e le sessioni scientifiche multidisciplinari, masterclass in suture chirurgiche, immagine in endometriosi, oncologia ginecologica, live surgery sull'endometriosi e sul ruolo della chirurgia mini-invasiva si confronteranno non solo ginecologi, ma anche patologi, chirurghi addominali, oncologi, urologi, anestesisti e gastroenterologi. Questo congresso sancisce però il consolidamento di tutto nel ruolo, nella missione del Garibaldi, che tra le altre è anche quella dell'alta specialità, delle specializzazioni importanti che fa rete, intende fare rete con tutto il sistema nazionale e in ambito regionale, con i centri ovviamente di riferimento internazionale per la cura delle patologie femminili. Auspichiamo che in questa occasione noi possiamo continuare a poter portare avanti i nostri progetti fondamentali che abbiamo realizzato in parte negli anni precedenti. Grazie all'appropriatezza della chirurgia radicale dell'endometriosi e quella oncologica mini-invasiva, sempre più verso la medicina di precisione, che può risolvere le più frequenti patologie che minacciano anche la fertilità della donna. Dobbiamo fare squadra, puntando sul ruolo centrale dei team multidisciplinari e sul confronto costante e continuo con primari istituti regionali, nazionali e internazionali.